Sinceramente, ecco, non mi aspettavo oggi un'accoglienza e un calore del genere per i miei, diciamo, primi 40 anni, però sono veramente felice e orgoglioso. Vuol dire che comunque essere trattato così vuol dire che sei entrato dentro le persone, quindi questo è per me un motivo di orgoglio, di soddisfazione, vuol dire che. Perché entrare dentro le persone vuol dire che dai un qualcosa, e quando dai è un segno che ricevi affetto così. Per me è stato molto emozionante pensare che la signora oggi si sveglia alle 5 del mattino per preparare tutto quello. Non ci sono parole, ecco, per descrivere l'emozione e la sensibilità dei tifosi. Io mi sento ancora nel pieno delle forze, nel senso che riesco ancora a dare e quindi ad allenarmi con sacrificio. Anche il lavoro di oggi che abbiamo fatto era un lavoro duro, però io ho fatto al massimo, sapendo che è un lavoro duro che però mi dà dei risultati. E io mi sento molto bene, a differenza di magari qualche tempo fa che non ho avuto continuità di allenamenti, di partite. Ora sto molto ma molto meglio, infatti comunque si vede anche dai risultati, a prescindere da comunque in campo tecnicamente dico che però anche a livello statistico, fisico il mio GPS dà valori ancora importanti, quindi quello è un dato importante dove lo staff come da tutte le parti ora giudica molto anche quello, quindi da quel punto di vista sto molto molto bene, quindi se riesco a tenere questa condizione fisica e mentale penso che continuerò. Sì, come hai detto tu, il calcio è cambiato tanto, quindi la mia fortuna è quella di aver fatto comunque della gavetta importante, quindi alla base c'è quella, perché prima c'era tanto sacrificio, sudare, rispettare. E quindi c'erano delle regole ben precise, quindi per andare avanti dovevi per forza emergere e fare un qualcosa in più. Poi è normale, lungo il corso della carriera riesci a conoscerti, riesci a tenere uno stile di vita adeguato al professionismo, e quindi tutto questo fa sì che riesci ad arrivare comunque alla mia età ancora in condizioni buone. E poi, eccetto, è normale, se ci sono infortuni, lì non ci puoi fare nulla. Però puoi far tutto per star bene, quello sì, se c'hai la testa e la voglia di far sacrifici. No, no, sì, è stata. Da quel punto di vista, sì, sono scene che a volte si vedono, capitano, però comunque. Io avevo la palla per calciare il rigore, Simone mi ha chiesto di calciarlo e io l'ho ceduto, poi è andata come è andata, ma non è quello. Però penso che la responsabilità è più mia, perché io sono comunque più grande, più responsabile del gruppo, quindi la società ha puntato molto su di me e magari fosse stato meglio se il rigore l'avrei sbagliato io, ma siamo un gruppo, una squadra, quindi quando un giocatore viene da te vuol dire che si sente di calciare, non è un problema. Fortunatamente dopo è andata bene che abbiamo vinto la partita. Non ho mai fatto un bilancio, sinceramente, sono sempre andato avanti anno dopo anno, comunque senza fare calcoli matematici, voglio, è la passione, pura passione, dove più avanti vado e più continuo a divertirmi, continuo a fare le cose che mi piacciono, perché fondamentalmente fare il giocatore penso che è uno dei lavori, se si può definire lavoro, è uno di quelli più belli, perché tu ti pagano per stare in forma, quindi pensa, quindi ti alleni, sorridi, sei sempre a contatto con i giovani, quindi io ancora mi diverto, non ho mai fatto un bilancio, è normale che è un traguardo, arrivare a 40 anni non è una cosa da tutti, però sto bene e quindi mi diverto. Diciamo. La mia stagione in assoluto è quella più bella che ricordo, è normale, quella che dopo sono riuscito anche ad andare in nazionale, quella col Palermo nel 2004-2005. Giocavo con Grosso, sì, Toni, Zauli, Barzagli, sì, era una squadra forte, Corini, Barone, era una squadra molto forte. Il massimo è la nazionale comunque, sicuramente per un
un giocatore, ecco, indossare la maglia della propria nazione è il massimo, e non ci sono paragoni sicuramente. E poi io non ho avuto la fortuna, diciamo, di fare competizioni, però avendo fatto anche solo due presenze in tournée era emozionante. Immagino solo, ecco, fare una partita in un mondiale. Ma quello che forse mi rappresenta di più è quello con la Juve, Palermo Juve 1-0, quelli che ricordano di più tutti, diciamo. Il primo pensiero è stamattina, quando sono partito, un bacio ai miei bimbi, mi hanno fatto una piccola festicciola. Però poi dopo, quando sono venuto al campo, hanno mascherato bene. La mia fortuna, l'ho detto prima, è stata di fare la gavetta, quella che non si fa adesso, quindi io comunque ho dovuto macinare, e prima per macinare era dura, per arrivare era dura, ti dovevi confermare un paio d'anni in C, un paio d'anni in B, in A se ci arrivavi facevi bene, vediamo cosa faranno dopo, prima era così. Ora purtroppo, o per fortuna per chi è giovane, ha più possibilità secondo me di arrivare in un grande club, poi dopo è normale che rimanerci è più difficile. Più brutto sicuramente quando a Vercelli ho avuto l'infortunio per il crociato posteriore, comunque stavamo in zona playoff, stavamo ancora lottando per cercare di arrivare ai playoff e giocarci le possibilità per andare in A. E il momento più bello, in particolare non ce n'è stato uno, ma comunque in questi 3 anni ho vissuto proprio sento proprio l'amore verso di me, quindi quello è stato l'amore più bello, è che entrare dentro le persone, questo è stato il momento più bello. Vabbè, alcune scelte le cambierei, come penso tutto, ognuno di noi, penso che se potesse tornare indietro, vabbè, no, non sai dopo se alcune scelte sicuramente calcistiche le faresti, penseresti di più prima di farle, però diciamo che io posso essere contento, ecco, per quello che ho fatto, perché comunque quello che ho fatto l'ho meritato. Sì, no, ma Bari è stata una trattativa molto veloce, in un giorno o due si è chiusa. Quindi. Gli allenatori, con Guidolino ho avuto grandi risultati, mi ha sfruttato molto bene. Ed è stato un allenatore importante, un maestro, poi ce ne sono tanti altri, Donadoni, Conte, Gasperini, sono tanti allenatori che Colantuono comunque nel suo mi ha dato, Palermo, Bergamo, quindi l'ho avuto diverse volte. No, io con gli allenatori non ho avuto sempre degli ottimi rapporti, molto tranquilli, molto, cioè, professionali, poi sono sempre rispettato. Sì, no, la strada è giusta, però siamo ancora abbastanza lontani, però ora stiamo spianando la strada, diciamo, quindi tocca vincere questo campionato come stiamo facendo molto bene, siamo primi dalla prima giornata, quindi, e poi vincere comunque non è mai semplice, non è scontato, perché comunque si vedono nelle partite, contro di noi le fanno tutte al massimo. E se continuo ad avere comunque questa forza e comunque ancora questa intensità, penso che riesco a giocare ancora. E avrei preferito che oggi stavano mia moglie e i miei bambini con me, perché loro stanno comunque a casa, avrei preferito tenerli con me. E prospettive noi non ne facciamo, noi sappiamo che c'è la Palmese, un'altra partita da affrontare e da cercare di vincerla per avvicinare l'obiettivo, non facciamo conti o calcoli di quanto, noi, ogni partita per noi sono 3 punti e 3 punti determinanti. Certo, sicuramente mettere al massimo per cercare di far gol e di... ma più vincere la partita, perché a me interessa comunque l'obiettivo comune. I sogni penso che è giusto che ci siano, perché comunque sennò ci appiattiamo, quindi è giusto andare avanti e cercare di sognare un qualcosa che magari pensi che non possa arrivare. È il mio, lo sapete. Una lettera solo, grande. No, allenatore non credo che sopportate. Sì, no, l'ho già detto.
non sopportate. Poi non si sa mai, so. Anche perché allenatori ce ne sono parecchio, no? Fuori dal campo. Senti, qui c'è stato un senatore, un senatore, un sottosegretario, però non erano, erano potentissimi. Il provveditore degli studi, prima. Vabbè. Grazie. Grazie. Ai prossimi 40. Vabbè, poi...